Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy, questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, o pare che abbia detto sempre io, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Conoscevo bene sia Falcone sia Borsellino. Questa conoscenza si è approfondita durante il mio periodo di lavoro al Consiglio Superiore della Magistratura, 1986-90, perché quelli sono stati anni di un caso Palermo dopo l'altro. In particolare il momento terribile in cui Falcone viene umiliato, nel senso che, dovendo sostituire Caponnetto alla guida del pool, il CSM non nomina Falcone, il campione dell'antimafia, ma un magistrato che di antimafia non sapeva praticamente niente, che rispetto a Falcone aveva invece un'infinità di anni di carriera in più. Ecco, io rivendico orgogliosamente di aver sempre votato a favore di Falcone e prima ancora a favore di Borsellino quando si trattò di nominarlo procuratore di Marsala. Dopo l'incubo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo. Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A due metri dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato divelto dalle esplosioni, 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere. Dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, il nostro paese era impaurito, terrorizzato. Tutti quanti noi avevamo paura che la nostra democrazia potesse essere travolta, cancellata dal potere criminale stragista di Cosa Nostra. Poi però tutti quanti insieme, facendo squadra, facendo blocco, abbiamo reagito. Forze dell'ordine, magistratura, società civile, politica magicamente per un paio d'anni unita, abbiamo saputo fare resistenza. I risultati sono arrivati. Invece di precipitare nell'abisso, abbiamo salvato la nostra democrazia.
la mafia c'è ancora, la mafia colpirà ancora, però ecco, se siamo qui a parlare di questi problemi è anche perché allora abbiamo resistito, abbiamo fatto resistenza, ma ripeto, tutti quanti insieme. Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non... ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare, di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Non sono. Quando Giancarlo ed io ci siamo sposati, ormai nel lontano 1967, io lavoravo già da un paio d'anni. Lui aveva vinto il concorso, però era in attesa della sede, dell'assegnazione della sede. Arrivò a Torino, però per un paio d'anni avrebbe dovuto fare una specie di praticantato, cioè girare i vari uffici giudiziari di Torino per impratichirsi dei vari mestieri, diciamo, del magistrato. Passato questo periodo avrebbe voluto andare in provincia a fare il pretore perché voleva continuare a studiare, a capire bene qual era il magistrato, il mestiere del magistrato. Io, forse per la prima volta in vita mia, poi credo di non averlo mai più fatto, mi opposi decisamente a questa ipotesi perché volevo mantenere quell'anonimato che garantiva sicuramente la grande città, dove io sarei stata uno dei tanti insegnanti, Giancarlo uno dei tanti magistrati, e non avremmo fatto parte di quella stretta cerchia di notabili, cosa che sarebbe successa invece in provincia. Ma questo così facemmo e si rimase a Torino, per cui mio marito ha buon gioco a dirmi che tutto sommato tutto quello che è successo dopo è stata colpa mia e che quindi dovevo star zitta e ad accettarlo in modo. Questo per dire come le decisioni che si prendono nella vita possono avere delle conseguenze. E che non sempre riesci a prevedere, sia per le cose piccole che per le cose grandi. In ogni caso, da quel momento cominciò poi una vita un po' diversa da quella che avevo immaginato, però posso dire che in tutta la mia vita ho sempre cercato di normalizzare le situazioni, perché come fanno tutte le donne che hanno una famiglia, che hanno dei figli e che hanno un lavoro e che quindi sanno benissimo che cosa si deve fare, cosa che ho cercato di fare in tutta la vita. Ovviamente devo dire sinceramente, e non lo dico per piaggeria, che il lavoro, cioè quello dell'insegnante, mi ha aiutato molto perché per tanti problemi che tu possa avere, nel momento in cui tu entri in classe e ti trovi davanti dei ragazzi e non delle macchine, è ovvio che i tuoi problemi stanno fuori dalla porta.
E quindi posso dire che non so se sono stata una buona insegnante, non so se ho dato alla scuola, so sicuramente che ho ricevuto parecchio. E quindi di questo sono più che contenta. E in che cosa è cambiata la vita, al di là del fatto che ho cercato di renderla sempre normale, il più normale possibile sia per me che per i miei figli? E che è cominciata anche una vita con la scorta, che sinceramente allora era una cosa, nel 1974 era una cosa abbastanza eccezionale. Come prima a malapena sapevo che cosa fosse il mestiere di magistrato, a maggior ragione non avrei mai immaginato cosa fosse vivere accompagnati da alcune persone. Però anche a questo mi sono adattata, anzi i ragazzi della scorta sono diventati quasi parte della famiglia e devo dire sinceramente che i miei figli per un certo periodo sembrava ubbidissero più ai ragazzi della scorta che a noi. Sono diventati comunque degli amici e lo sono tuttora. E ovviamente sia mio marito che io a loro siamo molto grati perché ci hanno consentito, pur nell'eccezionalità delle situazioni che abbiamo dovuto vivere, di fare una vita relativamente serena. E quindi, e adesso a distanza di tanti anni, guardando indietro nel tempo, mi rendo conto che le situazioni che ho dovuto affrontare e a cui mi sono dovuto adattare, confermando di volta in volta e trovando in te le motivazioni per confermare le scelte fatte, sono state comunque tante. Però per fortuna la vita si vive al contrario, giorno per giorno, guardando avanti in un, diciamo così, in un arco di tempo relativamente limitato, e quindi questo ovviamente ti aiuta. Un lungo elenco di uomini coraggiosi uccisi negli anni più duri della lotta alla mafia. A partire dal tragico 1979, quando in tre diversi attentati furono freddati il capo della squadra mobile Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova, il segretario provinciale della DC Michele Reina. La feroce lotta tra i corleonesi e le altre famiglie mafiose negli anni Ottanta colpì a morte Piersanti Mattarella, il presidente della regione che voleva introdurre nuove regole di trasparenza nella gestione degli appalti. L'attentato di Falcone e di sua moglie Francesca riporta alla memoria la tragica fine di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Manuela, quel generale che come prefetto di Palermo avrebbe dovuto operare con poteri speciali contro la mafia. Lo stesso anno muore Pio La Torre. Il segretario regionale del Partito Comunista aveva pagato con la vita la sua ostinata denuncia del pericolo criminale e la sua proposta di legge che va a colpire i grandi patrimoni mafiosi. Gennaio 83. Il sostituto procuratore della Repubblica, Ciaccio Montalto, è ucciso a colpi di pistola dalla mafia mentre di notte fa ritorno a casa. Nel luglio dello stesso anno, in un altro attentato, muore Rocco Chinnici. Il braccio destro di Falcone, nel pool antimafia, viene eliminato con quella stessa tecnica di stampo libanese che due anni fa, alla Daura, avrebbe dovuto eliminare per sempre il giudice Falcone. Ieri la mafia c'è riuscita. Prima di lui, nel 90, è la volta del giudice del Tribunale di Agrigento, Rosario Livatino. La criminalità mafiosa ha ammazzato un'infinità di persone innocenti. Funzionari pubblici, magistrati, forze dell'ordine, polizia penitenziaria, sacerdoti, politici, amministratori, poi gente, virgolette, comune, senza incarichi pubblici, commercianti che non hanno voluto pagare il pizzo, medici che non hanno ceduto a questo o quel ricatto per compiacere il mafioso di turno. E hanno pagato con la vita l'adempimento del loro dovere. Tra questo sacrificio estremo e
i patimenti, le preoccupazioni, le angosce anche, i disagi che deve affrontare facendo uno dei mestieri che ho appena citato, senza che, per fortuna, del singolo soggetto arrivi il sacrificio ultimo, ecco, le differenze sono abissali, incommensurabili. Ripeto, disagi, sofferenza, quant'altro, ma rientra sempre nel perimetro dell'adempimento del proprio dovere. Questo perimetro viene rotto, spaccato, entriamo in un'altra categoria quando l'adempimento del proprio dovere comporta il sacrificio della vita. Ancora una considerazione. I funzionari pubblici giurano fedeltà alla Costituzione, che impone loro di adempiere il proprio servizio con dignità ed onore. Quindi tutto ciò che si patisce, si soffre, i pericoli che si possono incrociare, quando si adempie il proprio dovere, si fa il proprio lavoro con dignità ed onore, rientrano, per così dire, nel circuito costituzionale. Tutto questo viene rotto, tutto questo viene devastato, ma ripeto, la differenza è incommensurabile quando invece c'è il sacrificio della vita. Ma teniamo conto che chi patisce questo sacrificio moltissime volte sapeva che cosa cui andava incontro e non si è mai fermato, non si è mai voltato indietro e quindi è doppiamente meritevole di essere ricordato come un eroe, come una persona che ha benemerita della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Sì. Tragica, inaspettata, memoria, subdola e ingiusta, disumano, giustizia, basta omertà, rivoluzionario, oltraggioso, crudele, vergognoso, orribile, rabbia, vergogna, corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.